Cioè, noi siamo stati in Argentina, abbiamo incontrato a parte gli amici del Papa, ma soprattutto anche i preti di strada, gli ultimi, che stanno con gli ultimi. E questi ragazzini che ti servivano addosso, che volevano sapere di te, volevano fare. E gli ultimi in Argentina sono veramente gli ultimi. Cioè, il Papa ha avuto una specie di seconda conversione quando è andato in Germania e ha incontrato la Madonna dei Nodi. E quindi proprio si è messo a disposizione proprio dei poveri, dei veri poveri, che non sono i poveri come vediamo noi, sono i poveri che anche i poveri rifiutano. Quelli sono gli ultimi del Papa. E questa cosa qui è stato un esempio per noi molto importante, siamo molto emozionati questa storia del Papa. E la grandezza di quest'uomo, che scopriamo ogni giorno. Adesso è più facile perché il Papa ha fatto tante cose, Cuba, Obama, le Filippine, ma quando abbiamo fatto il film ancora non abbiamo fatto nessun viaggio in tutto il mondo, era lui che si era presentato e abbiamo scoperto direttamente il perché fa queste cose. Vedendo il film capisci cosa è il Papa, chi è il Papa, da dove viene, che cosa ha fatto, la resistenza che ha avuto, il coraggio che ha avuto, no? Non è mai stato un avventurista nelle cose, ma è sempre stato molto razionale, leggendo bene la realtà, aiutando veramente le persone con intelligenza, capacità, organizzazione, un uomo molto organizzato. Quindi un giorno magari potremo vedere una sede dismessa di Mediaset aperta ai poveri, possiamo dire? Credo assolutamente sì, noi siamo porti, anzi noi facciamo questo lavoro per cercare di rendere meno poveri le persone, è fondamentale, cercare di arricchire le persone e imparare dai poveri è fondamentale. Abbiamo imparato tanto dai poveri in questi 2 anni. Bella, che poi non li chiamo proprio poveri come i più bisognosi. Poi ci sono i poveri poveri, che sono un'altra cosa. E quelli vanno aiutati. Poi dobbiamo aiutare sempre gli altri. La forchetta non può essere così lontana. Io ho tanto, tu non hai niente. Cerca di far rendere sempre. Io ho tanto, ma tu hai qualcosa. Cosa così. In tutte le cose che ho fatto, se tu guardi la mia storia, se tu guardi i miei film, ho fatto dei film mirati a persone che possono dare esempio a noi. È una scelta di contenuti, è una scelta di vita. È quindi una filosofia di vita. Non avevo mai fatto un film del genere, non avevo bisogno, secondo me. Avevo bisogno io invece di fare un film del genere, per mostrare a me, per capire meglio me e per arricchirmi. E al suo punto era che eri giovane. Questo è un film per i ragazzi, molto forte per i ragazzi. I ragazzi amano tantissimo questo film, ne sono sicuro. I ragazzi sono proprio la linfa vera del futuro del paese. E questo film, dato che è un momento di grandi crisi di identità, di valori, questo film ti insegna esattamente cosa sono i valori, cos'è la dignità di un uomo, cos'è il coraggio, okay? Cosa vuol dire mettersi in posizione degli altri, cosa vuol dire essere altruisti, cosa vuol dire partecipare, la mano, la fratellanza, tante cose. Grazie mille. Che ancora devo imparare io.